Buona giornata e bentornati a Weekend Sabato. Si prevede un fine settimana caratterizzato da un forte maltempo che arriverà nelle prossime ore in Puglia e che porterà temporali e piogge. Un frutto questo di un'area depressionaria che arriva dalla Francia. Andiamo a vedere subito in dettaglio quali saranno le condizioni del tempo per la giornata di oggi insieme ad Adriano Cotugno. Andare oltre i 30 gradi, ma il clou di questo peggioramento sarà nella giornata di domani, sabato 17 luglio, quando già dal mattino avremo i primi accenni di instabilità con temporali che interesseranno il Foggiano, ancora una volta Gargano e Sovavvenire in primis, ma non si escludono fenomeni sparsi anche sul Tavoliere ed il nord barese. Scendendo lungo la regione avremo anche la possibilità di qualche isolato temporale sull'immediato entroterra del Brindisino e lungo la costa, proprio tra il sud barese ed il Brindisino. Le temperature nella giornata di sabato diminuiranno ulteriormente già nei valori minimi, con temperature che anche sulle pianure andranno al di sotto dei 20 gradi localmente, come accadrà sul Tavoliere. Questi valori non si raggiungevano da oltre un mese, e anche le temperature massime, come osservate dalla grafica, saranno in decisa diminuzione, compresi tra i 26 e i 31 gradi. Ma attenzione, perché sarà nel pomeriggio ed in serata che raggiungeremo il picco dei fenomeni previsti per la nostra regione. Si tratterà principalmente di fenomeni a carattere di rovescio o temporale che colpiranno tutte le zone interne, ma anche quelle costiere, proprio nel corso del tardo pomeriggio e della serata. Fenomeni che appunto potrebbero essere temporaleschi e non si escludono anche occasioni per fenomeni grandigeni, specie sulle Murge e sul Tarantino. A 6 giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo si deve registrare subito un primo caso di coronavirus all'interno del villaggio olimpico. Lo ha fatto sapere un membro del comitato organizzativo dicendo che non si tratterebbe di un atleta e che questa persona è stata immediatamente trasferita in isolamento in un hotel. Proprio nei giorni scorsi, il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, insieme anche al presidente del Comitato Olimpico Internazionale, MAC, avevano deciso di far disputare le Olimpiadi senza pubblico, una decisione dolorosa, ma inevitabile per evitare l'alto numero di contagi nella regione nipponica. E non si scherza nemmeno a livello nazionale in Italia, dove i casi sono arrivati di nuovo a circa 3.000, appunto anche della variante Delta, e con il tasso di positività che è risalito. Per quanto concerne invece la situazione in Puglia, rimane ancora in uno stato di tranquillità, si fa per dire naturalmente. L'ultimo bollettino regionale di ieri parla di 46 casi, con 12 nel Salento, 10 nel Varese, 9 nel Foggiano, 7 nel Brindisino e 5 nell'Abate, per un totale di casi a livello regionale di 245.746. Nelle inondazioni avvenute nella notte tra mercoledì e giovedì in Germania, centinaia di persone tratte in salvo dalle loro case con imbarcazioni dei soccorritori. Per l'emergenza nell'ovest della Germania è stato anche mobilitato l'esercito. Mentre continua a salire il numero delle vittime dell'alluvione in Germania, 93, oltre 50 in Renania e anche 43 nel Nord Reno-Vestfalia, nella zona di Emverstadt, sempre in Vestfalia, una nuova frana si è verificata e ha trascinato con sé case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone. Lo ha detto il ministro dell'Interno Sinò, perché ha promesso
presso aiuti per le aree colpite. Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico e aumenta ancora il numero delle vittime in Belgio. Secondo il Ministero dell'Interno sono 20 morti ed altrettanti dispersi. Adesso di ambiente si terrà il prossimo 20 luglio presso la sede della Regione Puglia la conferenza stampa di presentazione di Vestambiente Sud, il festival nazionale di Lega Ambiente per il Sud Italia. Dal 23 al 25 luglio a Monte Sant'Angelo e dal 31 luglio al 2 agosto a Vieste ed in Foresta Umbra. Tra l'altro la manifestazione abbraccerà moltissimo la musica, ma anche spazio a teatro e letteratura, nonché anche momenti di riflessione e di dibattito. All'evento parteciperà il vicepresidente regionale Raffaele Piemontesi, la conferenza stampa naturalmente, poi il presidente di Lega Ambiente Puglia Ronzulli e la vice sindaca di Vieste Balcone, nonché anche il direttore culturale di Festa Ambiente Sud Salcuni. Si svolgerà martedì prossimo, 20 luglio, presso l'auditorium dell'Università di Foggia, una conferenza stampa in cui parteciperanno i direttori dei dipartimenti dell'area Orientamento e Placement, in cui saranno presentati gli ultimi dati di Ateneo e alcune storie di successo relative ai neolaureati che hanno trovato eccellenti occupazioni. L'evento precederà di poco la prima sessione di laurea in presenza, un momento particolarmente atteso dal mondo universitario d'Aulo. Dopo un anno e mezzo di pandemia, in cui le difficoltà per riprendere sono state tante e alle volte non semplici, pur rispettando le regole attuali, ci si augura in una mobilità più flessibile, soprattutto per quei ragazzi pendolari che fanno enormi sacrifici per un futuro migliore. Vinno Siena, World News 24. Adesso la pagina sportiva, ci occupiamo di motori, Formula 1 e il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone, ma da questo weekend ci sarà una novità, non più le consuete prove ufficiali, bensì con la sprint race che stabilirà poi sabato pomeriggio l'ordine di partenza del Gran Premio. Ci sono novità per quanto riguarda la Ferrari di Leclerc che è quarta, mentre Carlos Sainz e nono. La miglior tempo è stato fatto segnare tanto per cambiare da Lewis Hamilton che ha battuto di 75 millesimi invece il leader del mondiale Mark Verstappen. E siamo così arrivati al termine di questa edizione di weekend sabato. Vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Vi ricordo che le notizie, i servizi e le edizioni dei nostri telegiornali li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo come sempre domani alle 8:35 con la nostra edizione della domenica. Grazie a tutti e buon fine settimana. E mi raccomando, state attenti perché il maltempo sta per tornare. Buona giornata.